Ciao a tutti amici di Animazione Compianni, in questo tutorial vi mostrerò come fare Robin, il giocatore dell'Olanda, con i palloncini modellabili. Dovete prendere un palloncino color carne, lasciarlo sgonfio di 4 dita, poi fare una pallina e farla girare su se stessa. Una parte di 4 dita, fare la pressione, un'altra pallina fatta girare su se stessa. Parte di 4 dita, uniamo, di nuovo 4 dita, e per l'ultima volta ancora 4 dita. Adesso con le forbici tagliamo il palloncino e nella parte che rimane facciamo andare l'aria verso il fondo del palloncino e lasciamo una piccola pallina rotonda di aria che diventerà il naso del giocatore. Poi prendiamo un pezzetto di palloncino bianco, dividiamo l'area in due parti, questi diventeranno gli occhi. Poi riprendiamo la nostra testolina e infiliamo il naso attorno ad una parte della testa. Poi mettiamo gli occhi da una parte e dall'altra del naso. Ok, ora prendiamo un palloncino arancione, lo lasciamo sgonfio di 4 dita e facciamo due palline fatte girare su se stesse. Parte di 4 dita, altre due palline fatte girare su se stesse, un'altra parte di 4 dita, le uniamo, poi prendiamo un altro palloncino arancione, lo attacchiamo in questo punto. Piccola pallina rotonda seguita da una parte di 4 dita. Teniamo stretto questo palloncino, facciamo una pallina anche da questa parte e uniamo insieme. Di nuovo una parte di 4 dita e cambiamo di posto i due pezzetti. Di nuovo una pallina rotonda, una parte di 4 dita, teniamo fermo il palloncino, facciamo la pallina dall'altra parte, uniamo insieme, un'altra parte di 4 dita e cambiamo di posto le due parti. Tagliamo tutti e due i palloncini
Adesso prendiamo un palloncino color carne, facciamo una parte di 4 dita, poi pieghiamo un'altra parte di 3 dita, facciamo una torsione, una pallina fatta girare su se stessa e possiamo già tagliare il palloncino. Braccio del giocatore. Possiamo andare già ad attaccarlo alle due palline che formano le spalle. L'altro braccio ce l'ho già pronto per l'attacco. Poi con un altro palloncino arancione calcoliamo una parte di 6 dita, un'altra parte della stessa lunghezza, poi spostiamo l'aria e tagliamo il palloncino. Facciamo un nodo. Da mettere i pantaloncini al di sotto della maglia. Ai pantaloncini attacchiamo le ginocchia, che sono formate da due palline fatte girare su se stesse in un palloncino color carne. Formati da un pezzettino di palloncino arancione con l'aria lunga 3 dita, attacchiamo alle ginocchia. Anche dall'altra parte. E le scarpette che io ho fatto di colore giallo e che sono composte da 3 palline fatte girare su se stesse e una parte di aria lunga 3 dita. E le attacchiamo alla fine delle gambe. Anche la testa al nostro povero giocatore che finora è rimasto senza testa, usando il pezzettino che proviene dal naso. Lo facciamo entrare all'interno della maglia e poi lo attacchiamo a una delle due spalle. Se c'è bisogno, tagliamo i pezzettini che non servono, ok, e andiamo a mettere la nostra palla brazuca con i colori della palla dei mondiali 2014 attaccata al piede di Robben. E voilà, ora non resta che colorare gli occhi e i dettagli con dei pennarelli adatti ai palloncini. Ed eccolo qua, il nostro campione olandese è pronto. Spero che questo video vi sia utile, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e per non perdere gli altri giocatori dei mondiali 2014 non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao a tutti, al prossimo video!